La vita è sempre più cara e i prezzi aumentano. Siamo stati con le nostre telecamere tra le persone che quotidianamente fanno la spesa e abbiamo ascoltato le loro opinioni. I prezzi così cari, la vita sta aumentando. Che cosa dice in merito? La vita aumenta, ma noi nessuno ci aumenta. Mi dispiace dirlo, ma così è. La vita è molto aumentata, molto. Però purtroppo dobbiamo andare avanti. Dice tanto il caro vita, purtroppo. Come dobbiamo fare? L'importante è che si lavora e si riesce, salti mortali, però gestiamo. Non commenti. Siamo diventati abituati per il caro prezzo. Ogni tanto aumenta. È tutto caro, anche la frutta. Tutto per tutto. Tanto aumentato, di tanto non ce la facciamo più, non si raggiunge neanche più la terza settimana. Proprio la seconda settimana e già sono finiti i soldi. È carissimo la luce, l'energia, l'acqua, non ce la facciamo più. Figuratevi pensionati come siamo rovinati. Non ne parliamo proprio, perché è tutto aumentato. È tutto, qualsiasi prodotto. È impossibile. Noi pensionati dobbiamo cercare di arrangiarci. Ci troviamo in questo periodo che è bruttissimo, sia a livello finanziario, sia a livello, diciamo, un po' di tutto si è messo, ma ci dobbiamo adattare, questo è. Molto aumentati questi prezzi. È molto cara la vita, io sto chiudendo un negozio, le spese sono aumentate parecchie, le tasse ci stanno ammazzando e non se ne può più. È tragico, negli ultimi mesi proprio tragico. Non ne parliamo, è tutto aumentato purtroppo. E voi come reagite? Dobbiamo reagire per forza, in un modo o in un altro dobbiamo andare avanti. Purtroppo non è facile, vedremo quello che succederà. Il caro vita, come vi state regolando? Ci adattiamo. Ma ecco, il caro prezzo come fai tu? Da noi non è il caro prezzo, da noi è tutto i ribassi del prezzo, siamo contro i prezzi noi. Diciamo, uno come vuole mangiare, mangia, dove si risparmia, dove si paga di più e più o meno il budget riusciamo a tenerlo sotto controllo. Per me questo caro vita è solamente una cosa che va a danneggiare, danneggia comunque la popolazione perché lo stipendio è sempre il solito, però la vita è aumentata, quindi speriamo di ritornare presto alla normalità.